predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati e essi guariranno. Signore Gesù, dopo aver parlato, fu elevato in cielo e Alleluia. sette alla destra del Padre. Quelli andarono a predicare dappertutto, il Signore operava con loro, confermando la parola che i segni l'accompagnavano. Amen. Amen, Sì, amen. Signore, Quindi la missione grande. divina di tutti noi, no? Sta parlando di noi, sta parlando di coloro che hanno fatto un'esperienza con Dio e a cui Gesù ha affidato una missione. Dobbiamo comprendere che noi siamo coinvolti nella Amen. missione di discepoli di Gesù. Tu sei un discepolo di Alleluia. Gesù. Io sono un discepolo di Gesù. Noi siamo dei discepoli di Gesù. Oh, Alleluia. gloria a Dio, Quindi alleluia. noi abbiamo questo onore di essere discepoli di Gesù e di andare in tutto il Alleluia. mondo a predicare Alleluia. l'Evangelo, perché Dio vuole gli operai. Grande la messa, ma Gli pochi operai. sono gli operai. Alleluia. Quindi sei chiamato stasera a essere un operaio, Amen. un'operaia, sei chiamato da Dio in persona perché vuole usarsi di Alleluia. te e vuole esercitare il potere e la benedizione Gloria, attraverso gloria a di te, te. Signore. E tu puoi farlo in questo Amen. mondo bisognoso di essere guarito, perché è un mondo malato, un Alleluia. mondo dove c'è malattia mentale, fisica, spirituale. C'è in questo mondo la presenza del demoniaco, in Alleluia. questo mondo c'è presenza di spirito di incredulità, di male, e abbiamo bisogno Amen. che Sì, noi, Signore. alleluia, Alleluia. sfidiamo il male, vinciamo il male ed Oh, gloria eliminiamo il a male, e noi vogliamo portare tanta Gesù. pace, come dice Alleluia. Gesù, porterete guarigioni, liberazioni. Sì, E stasera Signore. ti Grazie, devi Padre. sentir coinvolto, alleluia, ma ti devi sentir schiacciato, come molti si sentono schiacciati, e noi siamo vittoriosi Amen. in Cristo. Tu puoi Alleluia. vivere una vita vittoriosa Amen, in alleluia, Cristo. gloria, Una gloria a missione te. vittoriosa di Esalti, benedizione Signore. e gloria al sia al Padre. Prima di Amen. tutto, nati di nuovo è la missione. Sei nato di nuovo, alleluia. Gesù ha detto: se uno non è nato di nuovo, non può né entrare né vedere il regno dei cieli. Non il religioso che va ancora cercando Dio, è ancora confuso da una religione all'altra e non sa chi è la verità. Coloro Alleluia. che hanno sperimentato la vita in loro. Stiamo parlando di persone la cui dimora è lo Spirito Santo. Stiamo parlando di persone che hanno ricevuto la presenza dello Spirito Santo dentro di loro, alleluia, e Alleluia. vive lo Spirito Santo. Stiamo parlando di persone che erano morti nei falli e nel peccato, e la presenza dello Spirito Santo ci ha vivificati. Stiamo Amen. parlando di persone il cui spirito è stato risuscitato. Alleluia. È di fondamentale importanza per te stasera domandarti ma io sono un discepolo vivo, sono un discepolo morto? Sono un discepolo il cui spirito è stato risuscitato da Gesù, o sono un discepolo in cui vive ancora la morte e la religione? Perché la religione non dà la vita, la teologia non dà la vita. Quello che dà la vita non sono le buone opere, non è il nostro moralismo, ma è il contatto Alleluia. diretto e personale di una relazione e della abitazione. Ce Alleluia. l'hai l'abitazione, dimora in Sì, lo te, Spirito Santo. vive in te lo Alleluia, Spirito Santo, ti ha alleluia. portato vita. Amen. Perché è lo Spirito Santo che soffia Soffia. su Amen. questi uccisi, ha soffiato sopra di noi, ha soffiato
la sua benedizione sopra di noi, alleluia, a soffiarti, e tu ce l'hai il soffio dello Spirito Santo, come Gesù soffiò sui discepoli ed ebbero vita, alleluia, sono nati di nuovo. Vero? Chiunque non è nato da acqua e di spirito, Gesù ha detto a Nicodemo: tu sei un religioso, tu sei un sacerdote, ma chiunque non è nato di nuovo non può né vedere e né entrare. E quindi l'acqua è la parola di Dio, dice anche Pietro, siete generati dal seme incorruttibile. Senza la parola di Dio non c'è vita, non c'è rigenerazione, perché l'unico elemento che è porta la vita e la parola di Dio. Amen. Ecco perché non devi dipendere dalle opinioni, non devi stare mai senza la parola, tu la devi accettare, e stasera accetta questa parola. Amen. Stasera sentiti un peccatore, una peccatrice. Amen. Stasera sentiti di ricevere e deporre questa parola nel tuo cuore e di confessare i peccati a Dio e di riconoscerti un peccatore, di credere all'opera di Cristo, perché stasera devi nascere di nuovo, stasera devi avere lo spirito dentro di te, non la morte ma la vita, alleluia. Eravamo morti, ma grazie a Dio ci ha vivificati, una vita meravigliosa, vive lo spirito in noi, la presenza di Dio, un po' come Cornelio che era morto, era religioso, eppure faceva molte elemosine, alleluia, eppure faceva tante cose, tante preghiere, no? E queste preghiere non erano valide per portargli la vita, perché faceva le preghiere morte, religioso, faceva buone elemosina, era così di buona testimonianza. Ma Dio stesso ha detto: vai a chiamare Pietro, lui ti parlerà della parola, ti parlerà del Cristo, tu devi accogliere il Cristo. Stasera devi avere la presenza, devi sentire la presenza di Dio dentro di te, e quello ti porta vita. Quando entra in noi, come entrò in Lidia e pregava con delle donne, ma poi dice che Dio la rese attenta alle parole che Paolo diceva, gli aprì il cuore. E quella parola che Paolo predicò portò in lei, portò la vita, portò la benedizione. Amen. E Dio vuole portare vita in te. Alleluia! Prendi la vita stasera. Grazie, prendi la benedizione, è un dono di Dio. Alleluia. Cristo è venuto a portare la vita. Cristo è venuto a darti vita. Amen. Cristo è venuto a togliere la morte. Cristo ti dà vita. Stasera accogli il Cristo. Ricevi il Cristo. Stasera devi benedire il Cristo. Stasera devi dire: Cristo in me, speranza di gloria. La tua speranza, la tua certezza di vita eterna non è la tua religione, ma è Cristo Gesù. Perché Lui stesso ti attesterà. La tua posizione cambierà stasera. Da essere lontano, estraneo, perché dice: Egli ci confermerà che siamo figli di Dio. Alleluia. Perché ci darà lo spirito di adozione che grida dentro di noi: Abba Padre. Alleluia. Stasera potrai chiamare Dio Padre, perché Dio ti inserirà nella famiglia spirituale. Tu dirai: sono figlio di Dio, ma lo dirai perché tu sei convinto, lo dirai perché lo Spirito attesterà al tuo spirito che sei salvato. L'attestazione non è un uomo, non è un pastore, non è un teologo che te lo dà, ma è lo Spirito Santo, attesta al tuo spirito che sei salvato. E stasera avrai la testimonianza di un uomo, no, di una persona, no, di un angelo, no, ma dello Spirito Santo che ti attesterà, alleluia, la posizione di figli di Dio mediante lo Spirito Santo. E tu stasera ricevi dentro di te quella meravigliosa benedizione, poi non solo per chi è nato di nuovo, ma per chi porta il frutto, si vede, i segni accompagnerà. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, e anche se prendesse il veleno non succederà alcunché, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Alleluia. Il frutto della missione, alleluia. Quindi è importante che noi vogliamo dire: grazie Signore. Ecco, perché tu fai portare il frutto, fratelli, alleluia. Alleluia. Quando lo Spirito Santo sta in te,
possiamo vincere il male. Fratelli, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Non so se lo hai compreso. Dentro di te, se sei nato di nuovo, dice: noi non apparteniamo più a noi stessi, ma siamo il Tempio, cioè la dimora dello Spirito. Il tuo corpo, il tuo cuore è venuto ad abitare in te. Cioè, mi sto spiegando, mi sto facendo capire che dentro di te vive Dio, che dentro di te vive lo Spirito, è venuto ad abitare la sua dimora. Non sei più tu, ma è Dio, lo Spirito Santo abita in noi, dimora in noi. Ecco perché Paolo poteva portare il frutto, che quando andò a Filippi e vi era una donna, aveva lo spirito indovino, Paolo aveva dentro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo spirito più potente nell'universo e può squarciare tutti gli altri spiriti. Lo Spirito Santo è la meraviglia. Con lo Spirito Santo sei invincibile. Ecco, poi non potrai mai fallire, non potremo mai fallire, mai. Se lo Spirito Santo dimora in te, il segreto è: fai dimorare lo Spirito Santo. È vero? Alleluia. Grazie allo Spirito Santo. Alleluia. Quando lo Spirito Santo dimora in noi, e quando lo Spirito Santo sta in noi, ecco perché Paolo ha detto: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E quando l'avversario verrà come una fiumana, lo Spirito dell'Eterno, lo Spirito dell'Eterno, di avere lo Spirito dell'Eterno che dimora in te, che vive in te. Lo Spirito Santo abita in noi, la sua dimora, fallo manifestare, no? Quando si muove, vero, quando si muove lo Spirito Santo porta pace, leggerezza, come ha avuto oggi, no? La gioia, la benedizione, la leggerezza, perché lo Spirito Santo ti ha scacciato ogni spirito diverso, no? E ha operato in te, alleluia, il potente Spirito Santo, no? Che si fallo manifestare, per favore. Obbedisci allo Spirito Santo. Lui ti guiderà, mortificherà gli atti della carne. Non sei tu. La santificazione non è: faccio il digiuno. La santificazione non è: mi astengo a questo, a quest'altro. La santificazione non è un'opera umana di legalismo. Questo si fa e questo si fa. Quella è religione. È legalismo, è lo Spirito che ci santifica. Amen. Che ci mette a parte, perché lo Spirito dice che lavora il cuore, ci trasforma ogni giorno di più ad immagine di Gesù. Cioè non è un'opera umana religiosa, ma lo Spirito Santo si userà della parola per trasformare il tuo cuore. Lo Spirito Santo si userà della parola per cambiarti. Amen. Per trasformarti ad immagine. Lo Spirito Santo dentro di te ti darà vittoria su ogni problema. Lo Spirito Santo ti farà trionfare. Tu vincerai perché lo Spirito ti guiderà. Lasciati guidare, lascialo agire, ascolta la sua voce, perché la sua voce ti porterà di trionfo in trionfo. Alleluia. Ti guarirà. Amen. Ti libererà e ti userà per la guarigione degli altri. Ti userà per spezzare le catene. Amen. Ti userà per le liberazioni. Ti userà perché vedrai in te, attraverso di te, segni, miracoli, prodigi. Perché non sarai tu, non sarò io, ma per lo Spirito Santo. Amen. Che vive in te. Di Spirito Santo vieni, vieni dimora, Alleluia. Siate ripieni di Spirito e non di mondo, e non di mondanità. Alleluia. Più sei ripieno, più tu stai in comunione, in intimità, e più lo Spirito Santo ti trasforma, ti cambia. Alleluia. Lo Spirito Santo ti santifica, ti mette a parte. Lo Spirito Santo fa meraviglie in te. Ecco, lo Spirito Santo è che opera nella tua vita. Sento, lo Spirito Santo è la religione, è opere morte, sono opere morali. Ma lo Spirito Santo che prende le nostre preghiere. Alleluia. Perché dice che noi abbiamo una malattia, come dice Paolo in Romani, abbiamo una debolezza, una infermità, dice lì. Quella infermità è perché non sappiamo pregare, l'incapacità della carne di pregare. Alleluia. Quindi è importante l'incapacità
ti rende debole. L'incapacità di pregare ti rende senza forza. L'incapacità, tu senza che ti lasci riempire e lasci spazio allo Spirito di guidare e di guidarti nelle preghiere, sei ammalato, sei debole, sei con i limiti, sei senza forza. Quando tu imparerai a fare intercesso, perché dice Paolo, noi non sappiamo pregare, ma lo Spirito Santo con sospiri ineffabili egli intercede per noi secondo la volontà del Padre. E voglia pregare, dicevo proprio oggi, non è l'ascolto ma è l'esaudimento, cioè le tue preghiere sono esaudite, stai vedendo che tu ricevi, stai vedendo le tue preghiere vengono esaudite, stai vedendo che le tue preghiere hanno la realizzazione delle promesse, cioè vedi, se stai vedendo qua è lo Spirito che sta intercedendo secondo la volontà di Dio, perché di tutte le cose che voi domanderete secondo il Padre voi le otterrete. Alleluia. E sorella, non perdere tempo nelle preghiere, lascia lo Spirito, perché dice l'unico che ha la profondità della conoscenza dei pensieri di Dio. Chi può conoscere il pensiero di Dio? Nessuno di noi. Siamo troppo limitati, no? Però dice, come lo Spirito dell'uomo conosce la volontà dell'uomo e il desiderio dell'uomo, così lo Spirito Santo conosce i desideri di Dio, la volontà di Dio, le profondità, approfondire, alleluia, totalmente. Mentre tu dai lo spazio allo Spirito e dici, Spirito, intercedi per me, avrai delle illuminazioni e avrai delle visioni, e mentre avrai queste visioni, prega secondo quelle visioni, no? Ti metterà una persona e prega per quella persona, ti metterà i tuoi bisogni veri e prega per quei bisogni, vedrai che scenderà la risposta, vedrai che sarai esaudito, perché se tu preghi non secondo la volontà di Dio, perché dice Giacomo, voi domandate e non ottenete, perché volete spendere nei vostri piaceri, domandate male, non domandate secondo la volontà, domandate per la carne, domandate per la vostra propria soddisfazione, ma domandate secondo la volontà del Signore. Non ti mettere a pregare e a pregare così a ruota, senza un indizio e una luce. Non sappiamo pregare noi, la carne non sa pregare ancora, per le preghiere efficaci sono una soltanto, quella dello Spirito, lo Spirito Santo. Mettiti in preghiera, riempiti di Dio, loda Dio, mentre lo Spirito Santo ti riempirà e ti farà adorare Dio, lo Spirito Santo ti parlerà e lascia spazio. Se sei battezzato lo Spirito Santo, lascia spazio anche allo Spirito Santo di parlare in lingue, di comunicare in lingue. Dai, ma la canta lascia la canta la maia. Me la scito, ma te la siaca te la maia. La te la scire quinta la siaca te la maia. Ma la tua compa te la canta lascia la canta la sia. Te la scire quinta la siaca te lo compa te la caia. Ma te lo compa te la canta la scire quinta la sia. Anto lo scire te la siaca te lo compa te la caia. A te la siaca te lo compa te la canta la siaca te la sia. Lode, 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 lode a te, lode a te. Che ti sta dicendo lo Spirito Santo? Alleluia. E ti sta dicendo, alleluia, alleluia, perché cosa devi pregare, alleluia, chiudi un attimo gli occhi, alleluia, fai soffiare lo Spirito, prega secondo la potenza dello Spirito Santo, Spirito Santo prega per noi con sospiri ineffabili, gridando al Padre, alleluia. Spirito Santo guidaci, Spirito Santo illuminaci ora, una piccola preghiera e tu sarai esaudito, perché ispirato dallo Spirito, alleluia, lode, lode, lode al tuo nome, o Spirito di Dio, Spirito Santo, alleluia, quante meraviglie, tu sarai testimone poi delle liberazioni che attraverso lo Spirito tu avrai. Perché dice Paolo in Romani 5:5
che lo Spirito Santo ha sparso, la speranza è questa, che lo Spirito Santo ha sparso il suo amore. Lo Spirito Santo ti dà l'amore. Sorella, lo Spirito Santo lo prendi da un uomo, da un profeta, un pastore, dall'altro fratello, no, no. Se vuoi l'amore, solo uno te lo dà, ed è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti dà l'amore. Se tu non hai l'amore, non ti stai facendo riempire, perché lo Spirito Santo ti riempie di amore. Ti manca l'amore? Fai soffiare la sera e sarai pieno d'amore. Una persona ripiena di Spirito Santo è una persona ripiena d'amore. Una persona ripiena dello Spirito Santo è ripiena di fede. Una persona ripiena dello Spirito Santo è ripiena della forza di Dio. Alleluia. Perché dice che lo Spirito Santo ti riempie, alleluia. Perché non vivi nell'incredulità, ma vivi nella fede. E man mano che tu vivi nella fede, questa fede ti fa riempire dell'amore di Dio. Molti cristiani vivono sterili, vivono così senza fede, senza speranza. Se hai lo Spirito Santo non avrai paura della morte. Se hai lo Spirito Santo non avrai paura del futuro. Se hai lo Spirito Santo non avrai paura della solitudine. Perché lo sai che lo Spirito Santo è in te, vive in te, dimora in te. Lo Spirito Santo non ti lascerà e non ti abbandonerà. Egli ti guiderà secondo gli insegnamenti di Gesù, perché io lo manderò, dice Gesù, e vi guiderà in ogni cosa. Lo Spirito Santo ti guida, ti benedice. Tu vedrai, la vittoria non dipende dalle altre, ma la vittoria dipende da come tu ti fai riempire. Sei ripieno, sei vittorioso, vivrai una vita trionfante. Sei ripieno, vivrai una vita di gioia, di tranquillità, di serenità, perché il regno di Dio ti porterà lo Spirito Santo, che fa di gioia, amore e allegrezza nello spirito. Alleluia. Fatti riempire. E noi dobbiamo fare la miseria, cercare un po' di pace ai miseri condizioni di questo mondo. Perché vai a spendere denaro per ciò che non appare? Dice il Signore: venite a me e io vi darò cibi succulenti. Venite senza pagare, senza denaro, e io vi darò cibi succulenti. Vieni, c'è lo Spirito che ti vuole riempire. Vieni, quell'amore che ti manca è lo Spirito che ti dà, quella pace che ti manca è lo Spirito che dice che ha sparso nei nostri cuori l'amore del Signore. Non ci sono uomini, non ci sono religioni, non ci sono profeti, non ci sono pastori che ti possono dare l'amore. È lo Spirito Santo che ti può dare il vero amore, la vera pace. E stasera ti vuole riempire. Spirito Santo, Spirito Santo, riempi, se ti senti vuoto stasera. Spirito Santo, vedrai come ti riempirai in questo momento, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, libera Spirito Santo. Libera, nel nome di Gesù. La tua vita sia libera da ogni male, da ogni paura, ora in questo momento. Lo Spirito Santo vuole soffiare in te. Sento proprio lo Spirito Santo ti vuole abbracciare. Sento proprio lo Spirito Santo ti vuole riempire. Sento proprio lo Spirito Santo che ti vuole togliere quella insoddisfazione, quella incredulità, quella afflizione. Spirito Santo, ora, nel nome di Gesù. Soffia, soffia, ricevi, ricevi ora, ricevi ora, ricevi mediante lo Spirito. Ora sentirai una pace meravigliosa nel nome di Gesù. Spirito Santo, libera da ogni incertezza il tuo popolo, i tuoi figli. Spirito Santo, libera da ogni opera carnale, da ogni opera, mortifica l'opera della carne. Spirito Santo, guida la verità, benedimetti certezza in questo momento, che Dio ora metta certezza in te, che ti tolga l'insicurezza, che ti tolga le paure, le ansie, e per il nome di Gesù, io, nell'autorità di Cristo Gesù, le tue sofferenze, le tue fisse, le tue ossessioni mentali e di cuore, ora nel nome di Gesù, comando ad ogni spirito che ti sta tormentando.
ti mondo ogni legame e comando, io rimprovero nel nome di Gesù, e lo Spirito Santo ora ti libererà, ora sentirai qualcosa uscire da te, dalla tua mente, per il nome di Gesù. Spirito Santo, nel nome di Gesù, nell'autorità di Cristo Gesù il Signore, alleluia. O Spirito di Dio, sì, proprio per te sorella riceverai, proprio per te sorella, alleluia, nel nome di Gesù, per l'autorità di Cristo Gesù, proprio per te ora, nel nome di Gesù, Jesus mai darai sito maia, e nel nome di Gesù, ogni spirito che ti sta affliggendo, Spirito di Dio, Spirito Santo, alleluia, Jesus mai darai sito maia. Non ti preoccupare, ha detto il Signore Gesù. Io ho schiacciato il capo a Satana. Io l'ho schiacciato totalmente. Io ne ho fatto un pubblico spettacolo. Non aver paura di Satana. Non avere paura del male. Non avere paura del veleno. Non aver paura del mortifero. Perché nessuna cosa potrà mai intaccare, alleluia, contro di te. Alleluia. Perché io ho vinto, dice Gesù. Oh, gloria, io ho trionfato, gloria. Alleluia. Io sono stato elevato al di sopra di ogni altro nome. Nel mio nome si piega. Alleluia. E ora sono qui io, proprio dice Gesù, alleluia. Oh, il Re è qui in mezzo a noi stasera. Il Re è tra di noi. Alleluia. Il Re è disceso. E nel nome di Gesù, allora nel nome di Gesù, ora quello spirito che si sta tormentando la mente, il cuore, ora per mezzo del potere, della maestà gloriosa dello Spirito Santo, nel nome di Gesù io comando ad ogni spirito nella tua mente, nel tuo cuore, di uscire totalmente, spirito di insicurezza via, spirito di morte via, spirito di inganno via, spirito di malattia via, di legame, di tormento, di maledizione, ogni parola negativa contro di te a morte, e nel nome di Gesù sia trasformata in vita, in benedizione, benedizione nel nome di Gesù. Ora gloria al tuo nome, oh santo Dio, benedetto tu sei, alleluia, 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 alleluia. Ricevi, 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 ricevi liberazione, ricevi, lo spirito ti riempie ora, ricevi ora, ricevi, ricevi, alleluia, certezza, vita eterna, benedizione, santità, ricevi vita, ricevi nel nome di cambiamento, trasformazione, alleluia, gloria a te, gloria a te, gloria a te, alleluia, 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 meraviglioso, 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 ricevi, ricevi ora libertà di lodare Dio, ricevi abbondanza, abbondanza, battesimo d'amore, ricevi ora, ricevi nel nome di Gesù. Sentiti completamente libero, libera, sentiti completamente nella libertà, alleluia, libera in Cristo Gesù, benedetto in Cristo Gesù, ricevi in Cristo Gesù, alleluia, alleluia, lode, lode, lode al tuo nome, lode a te, alleluia, 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 gloria al nome di Dio, alleluia, soffia un fiume di pace, soffia un fiume d'amore, alleluia, Spirito Santo, soffia su noi, alleluia, Spirito Santo, soffia su noi, un fiume di pace, un mare d'amore, come una fonte, dai la tua pace, Spirito Santo, soffia su di noi. Spirito Santo, Spirito Santo, ora sta soffiando su te, alleluia, soffia Spirito, soffia, soffia, alleluia, soffia Spirito di Dio, soffia, ricevi, ricevi, è sparso, alleluia, sparso su di te, alleluia. Stasera sarai ripieno totalmente, non più vuoto, non più tristezza, non più angoscia, perché hai un amico fedele, alleluia. Lo Spirito Santo, ora non sarai deluso, non sarai deluso,
non avrai delusione, non ti sentirai trafitto. Chi crede in lui non sarà né deluso né svergognato. Hai il tuo amico fedele, amen, lo Spirito Santo, che ti sta amando e ti sta facendo amare Gesù. Amen. Vieni, Spirito Santo. Sorella, riempiti, per favore. E lo Spirito vuole mettere che adesso è l'opera dello Spirito, non è l'opera umana, non è l'opera dell'uomo, non sarà deluso. Lo Spirito Santo non ti deluderà, vero? Perché l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Vieni, 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 abbondante, abbondante. Il regno di Dio è farti pace, di gioia, d'amore, di allegria. Stasera tutti nell'allegrezza non carnale, non allegrezza mondana, di emozione, ma fatta di meravigliosa pace che ti toglierà quelle paure, quelle ansie. Alleluia. Alleluia. Vai, è sparso nel tuo cuore ora abbondanza d'amore, di pace, di gioia, di allegria, è l'opera dello Spirito. Riempici di te, Spirito Santo, soffia su noi un fiume di pace, un mare d'amore. Ricevi, ricevi ancora, loda, lasciati riempire. Parla in lingue, canta in lingue, lode in lingue, benedici, innalza, alleluia, 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 alleluia. Spirito Santo, su di te, sorella, su di te, fratello, su di te, prendi, prendi, sorella, lo Spirito Santo del dono per l'afflizione, per la delusione degli uomini, delle persone, delle chiese. Alleluia, dei pastori, e ti vuole dare lo Spirito Santo, l'amore di Gesù. Alleluia, grazie Spirito Santo che vivi noi, dimori in noi, ci hai fatto nascere, ci hai dato vita, ci dai certezza. Alleluia, alleluia. Alleluia. Oh, meraviglioso. Lo Spirito Santo ti dà certezza, alleluia, di vita eterna, che ha il sigillo adesso. Lo Spirito Santo ti serve come sigillo per essere preso da Dio. Oh, bravissimo, che Dio ti benedica, continua ad allineare. Sempre di più di empiti, lo Spirito Santo ti ha liberato, alleluia. Riempici, riempiti, sorella, di Spirito Santo, riempiti, riempiti, sorella, riempiti, fratello, riempiti, sorella, riempiti, fratello, riempiti, alleluia. Soffia, ricevi lo Spirito d'amore, riempiti di Spirito, alleluia, di pace.